Ciao a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come potete vedere sono tornato a casa, purtroppo aggiungerei anche perché poi vedrete il video della mia vacanza, quindi lei si stava veramente bene, quindi sicuramente l'essere tornato è l'aspetto sicuramente attualmente negativo. La Juventus batte la Lazio 2-0. Allora, cominciamo a dire, a me la Juve è piaciuta, è una Juve che è lontana parente dalla forma fisica, cioè la Juve ha ancora dei carichi di lavoro mostruosi, quindi la Juve è attorno secondo me al 30%. Insomma, la Juve ha un potenziale enorme davanti, ma deve purtroppo aspettare ancora per poterlo dimostrare, per poterlo mostrare tutto. Però la Juve, vedete, è anche fuori forma. La Juve si può permettere di fare una preparazione e dire voglio entrare in forma a gennaio-febbraio e tanto le partite le risolve, come stasera, perché è più forte. C'è un cavolo da fare, ha tanta di quella qualità che le partite le risolve. E altre squadre sono costrette, come la Lazio ad esempio, a fare una preparazione per essere subito pronti, perché oggi la palla la Lazio è vista molto più in palla, ma molto più avanti di condizione. Però poi alla fine questo ti porta a rischiare poi di bruciarti più avanti o bruciare dei giocatori per infortunio. Ecco, la differenza, io ho visto oggi la Juve nettamente indietro di preparazione rispetto alla Lazio. Ma la Juve vince 2-0, quindi questa è la. E 2-0 poteva anche essere più rotondo se Stracoscia non fosse stata in domenica, non fosse stato in domenica di grazia. Tanti spunti su cui possiamo parlare, su cui possiamo aprire un dibattito. Ad esempio, il primo, ovviamente, è Ronaldo. A me Ronaldo è piaciuto tantissimo. È piaciuto tantissimo. Ha lavorato per la squadra, si è creato i spazi. Anche lui non è in condizione, si vede. Probabilmente la Juve ha caricato tanto. Ha caricato veramente tanto sulle gambe e credo che fino dopo la sosta vedremo una Juve un po' macchinosa. Però ecco, Ronaldo non ha segnato, però non ha segnato non per colpa sua, ma per meriti anche degli avversari, oltre alla mancata buona sorte, perché fa una giocata pazzesca da fermo, Stracoscia fa una parata mostre. E poi sul gol di Mandzukic, oggettivamente lì è incredibile come la palla non entra toccata da lui, ma entri buttata da Mandzukic, quella palla lì che si rimbalza sul tacco, cioè è veramente incredibile. Quindi assolutamente io Ronaldo lo promuoverei, a me è piaciuto. Ma sinceramente, oggettivamente non boccerei nessuno della Juve in particolare. Avrei bocciato Pjanic, ma ha fatto gol, quindi gli darei mezzo punto in più per il gol, quindi alla fine il 6 lo merita. Ma sinceramente a me la Juve è piaciuta, mi sta piacendo, considerando la. Che re mi rendo conto della condizione fisica che è molto indietro, quindi mi è piaciuta. Cioè, è chiaro che se questa Juve qua e questa Juve a febbraio, ma no, febbraio no, ma marzo, aprile, chiaro che non è che mi piace molto, ma adesso per le prime partite a me è piaciuto davvero tanto, quindi assolutamente molto 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 positiva. E migliore in campo io lo darei, qua è una bella lotta perché non sai a chi dare la palma del migliore. La darei a Cancelo probabilmente per le sgroppate che ha fatto. Peggiore in campo, metto Pjanic, anche se comunque, ripeto, gli darei comunque la sufficienza. Bene, Emre Can, che pian piano anche lui indietro di condizione si vede, è pesantissimo. Benissimo, Berna, mi è piaciuto. Piaciuto finché è rimasto in campo. È chiaro poi che se ti entra Douglas Costa dà anche i cambi di ritmi e allora gli avversari vanno veramente in difficoltà. Buonissima Juve, soprattutto in fase difensiva, bene anche Bonucci, ha giocato oggi ha giocato bene, col Chievo no, ma oggi ha giocato bene. E niente ragazzi, ho detto veramente tutto. Juventus batte Lazio 2-0 e punteggio pieno, prossima partita sarà col Parma al Tardini. Io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video.